Il mio giudizio è che il Pontedera è un'ottima squadra e faccio i complimenti perché ha giocato un buon calcio. Io sono contento per quanto riguarda il risultato, sicuramente, perché una vittoria qui a Pontedera è veramente una vittoria molto importante, ottenuta con grossa caparbietà, grande carattere, però non posso essere soddisfatto perché non è il mio modo di interpretare il gioco del calcio. E quindi mi piace che la squadra sia un po' più propositiva. Ci siamo stati troppo timorosi dopo il 2-0, invece dovevamo avere quella serenità e quella lucidità che ci avrebbe permesso poi di condurre la partita con meno sofferenza. Al di là, ripeto, del Pontedera, che ho fatto i complimenti perché comunque è un'ottima squadra. E quindi però non dovevamo arrivare a portarli in aria. Ecco, questo è un po' quello che è il mio. Quindi non sono particolare, sono contento per il risultato sicuramente, non sono uno stupido, però pretendo un po' di più dai miei. Certo, sicuramente è un discorso mentale, è un discorso che questi ragazzi, anche con la Lucchese, abbiamo fatto una partita di grande sofferenza e poi la stavamo portando a casa. Quindi, però anche lì ho detto le stesse cose, anche lì ho detto che anche se l'avessimo portata a casa non sarei stato soddisfatto. E abbiamo preso un punto. Oggi siamo riusciti a prendere 3 punti in un campo veramente, veramente difficile. Quindi sono contento, ma c'è da migliorare molto. No, la mia impronta ancora no. La mia impronta ancora non sono riuscito a darla perché abbiamo lavorato troppo poco. Però quello che posso dire è che ho ragazzi a disposizione veramente di grande disponibilità, perché non è facile poi cambiare anche atteggiamento mentale, non è facile cambiare anche sistema di gioco e nello stesso tempo anche cercare di essere un po' più propositivi nel gioco. E prima era un discorso un po' diverso, con caratteristiche diverse, quindi complimenti perché hanno fatto tanti punti il giorno d'andata, però ecco, questo è un calcio che insomma, piace, che dobbiamo migliorare. Siccome ho questi ragazzi che ho grande disponibilità, ragazzi giovani, che un bel mix, diciamo, un bel mix, perché ho gente, ragazzetti giovani, svegli, che hanno voglia di migliorare, e i vecchi, tra virgolette, che sono veramente in gamba da questo punto di vista. Quindi mi reputo molto soddisfatto e credo che piano piano riusciremo a dare anche un'impronta. Conosco molto bene Emilio e so che è un grande giocatore per la categoria, ma io ho visto delle determinate partite e questo è un gruppo che è molto molto valido, e oggi ne è la dimostrazione di un gruppo che ha voglia di portare a casa il risultato, dimostrazione di un gruppo che comunque, nonostante tante difficoltà e nonostante questo blocco psicologico, possiamo dirlo, insomma, che abbiamo pagato già con la Lucchese, e oggi poi siamo stati bravi a riprendere la partita sul due pari, perché non era facile.